Forza e onore. Forza e onore. Forza e onore. Al mio segnale, scatenate l'inferno. E eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV, prosegue le Fonti Asset Management TV Week, che come di consueto inizia con un pezzo di un film importante, e cercheremo naturalmente di collegarlo appunto con i mercati. In questo caso abbiamo visto un piccolo pezzo del Gladiatore, cercheremo di capire come naturalmente le sfide dalle sfide sui mercati alle sfide con il mondo politico, cercheremo di fare il punto sul tema. Intanto do subito il benvenuto ai nostri ospiti, Giulia Vianello, Investment Manager Alternative Investments Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Buon pomeriggio, ben ritrovata. Buon pomeriggio, grazie. E Libero grazie Giunta, responsabile funzione finanza Fondo Pensione Cometa. Buon pomeriggio anche a lei, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio, grazie. Ecco, non lo so se siete riusciti a sentire il piccolo pezzettino, volevo semplicemente capire come riusciamo ad interpretarlo sui mercati. Sì, allora, l'audio, ecco, non si sentiva, ma il video sicuramente dava dei messaggi chiari. Magari inizio io, così cominciamo magari a rompere il ghiaccio, ecco. Prego. Diciamo che una connessione magari diretta con la situazione attuale non può essere ignorata. In questo caso abbiamo anche noi stiamo attraversando da poco una situazione di guerra che dobbiamo affrontare sicuramente con molto rispetto nei confronti dei civili e che sicuramente impatterà nei mercati finanziari, lo ha già fatto e continuerà a farlo. Anche i mesi precedenti non sono stati facili, specialmente gennaio, che è stato caratterizzato comunque dai bassi dei mercati azionari, rialzi dei tassi di interesse. Quindi questa volatilità di mercato non è momentanea, e in un momento di guerra persisterà. Ecco, volevo semplicemente sentire anche Libero Giunta e poi andremo a conoscere appunto le società che state rappresentando. Sì, diciamo che come video non è facile in questo momento digerirlo, cioè non è stata una scelta così semplice, perché giustamente, come anche accennava Giulia, il contesto che stiamo vivendo da un paio di settimane, da 10 giorni, è quello di un contesto di guerra, e tra l'altro è particolarmente azzeccata, tristemente azzeccata lo stralcio del video, perché all'inizio, se non sbaglio, in quel film il generale discute sulla necessità di un popolo di arrendersi comunque nel momento in cui capisce che la guerra è finita, e la constatazione che un popolo invece non si dà mai per vinto, che è un po' la situazione che stanno vivendo in Ucraina. Sul mercato, diciamo che neanche il 2022 è iniziato benissimo, già siamo al terzo anno, e forse un termine che viene spesso utilizzato nei mercati finanziari è quello del cigno nero. Forse dopo 2 anni di pandemia e una guerra che è iniziata in Europa, dovremmo rivedere il concetto di cigno nero, e forse la nuova normalità è quella di confrontarsi in situazioni che non sono probabilisticamente così frequenti, però a quanto pare stanno diventando sempre più la normalità. Ci sono stati appunto spiragli e momenti di preoccupazione riferiti appunto soprattutto all'inflazione, alla fine della pandemia, alla ripartenza, i problemi connessi alla ripartenza, alle strozzature, all'inflazione. È ovvio che una situazione di guerra, oltre ad essere tragica di per sé, fa esplodere questi rischi, quindi dovremo un po' vedere, visto e considerato, come già detto, che sicuramente sono problemi non temporanei che dovremo affrontare per molto tempo.
Ecco, grazie intanto per l'interpretazione, me ne rendo conto che non sempre è facilissimo applicarla naturalmente sui mercati. Intanto, giusto per dare un po' di contesto per i nostri telespettatori che ci stanno seguendo appunto in diretta, volevo partire da lei, Giunta, ci può spiegare esattamente chi siete, che cosa fate brevemente e poi vado da dottoressa Vianello. Quindi, allora, noi siamo essenzialmente un fondo pensione negoziale, quindi un'istituzione, un intermediario istituzionale che ha un unico scopo che è quello di costruire una previdenza complementare per una specifica categoria di lavoratori che sono appunto il mondo dei metalmeccanici. Per cui noi ci rivolgiamo a circa più di 1 milione di metalmeccanici, abbiamo raccolto circa 450.000 aderenti, per cui raccogliamo la loro contribuzione che fondamentalmente è fatta di versamento del TFR e di un contributo individuale da parte del lavoratore con accanto un contributo dell'azienda, perché nasciamo dal contratto di lavoro. Raccogliamo questi contributi e li investiamo secondo specifiche linee di investimento, con l'obiettivo di creare uno zainetto che possa accompagnare al momento del pensionamento gli aderenti a contribuire a un incremento della, pensione di primo pilastro. Ecco, Vianello, invece, se può spiegarci anche lei esattamente chi siete voi e esattamente che cosa state facendo. Certo, allora Solidarietà Veneto è un fondo pensione negoziale e territoriale, nasce negli anni 90 dall'iniziativa del settore del legno e dell'arredamento della Regione Veneto. Si tratta appunto di un fondo negoziale con alle spalle quindi 32 anni di storia. È il fondo più diffuso nella Regione Veneto con circa 120.000 iscritti. E l'anno scorso abbiamo registrato una delle più ampie crescite. Infatti, gli iscritti del 2021 e le contribuzioni poi sono state superiori all'8%. Siamo arrivati ad avvicinarci alla soglia dei 2 miliardi, quindi abbiamo raddoppiato il patrimonio nel giro di 6 anni. Siamo appunto un fondo ne negoziale, ma anche territoriale. La vicinanza è sicuramente una delle caratteristiche che ci contraddistingue maggiormente insieme all'innovazione, ma anche alla multicategorialità. Ecco, come diceva appunto prima il collega, che nel loro caso sono un fondo pensione dei metalmeccanici, noi siamo un fondo pensione per più settori, principalmente della manifattura, ma diamo la possibilità, Solidarietà Veneto dà la possibilità anche di rimanere in questo fondo, anche se si cambia appunto settore di lavoro. In merito all'architettura finanziaria, invece, siamo un fondo multicomparto, quindi ci sono quattro linee di investimento, ognuna con un suo profilo di rischio e rendimento. Per fare degli esempi concreti, abbiamo il dinamico, che è il comparto suggerito agli iscritti più lontani dal pensionamento, è anche il più volatile, è l'unico comparto azionario, anche se per poco, perché ha un 54% di azioni, quindi è molto vicino all'essere un bilanciato. È seguito dal reddito e dal prudente, e infine dal garantito, che è il comparto suggerito ai pensionati, comunque quello più vicino, ai pensionati. Ecco, facciamo il punto adesso naturalmente sulle strategie di investimento. Vorrei iniziare con lei, Giunta. Ci sono tante strategie di investimento e soluzioni per la costruzione di un portafoglio e queste ovviamente dipendono dall'obiettivo che ogni singolo investitore si pone, soprattutto nel lungo periodo. Ecco, nel caso di un fondo pensione, quali sono gli obiettivi e quali asset allocation adottate naturalmente per poi raggiungerli? Non la stiamo sentendo, Giunta, riesce ad attivare l'audio? Grazie. Sì, allora, Eccoci qua, adesso la sentiamo perfettamente, prego. gli obiettivi innanzitutto appunto nella costruzione di quella che è l'asset allocation strategica, di quello che è l'investimento
Come accennava, il primo punto fondamentale è quello di individuare esattamente gli obiettivi. Gli obiettivi, appunto, sono innanzitutto quello che accennavo prima, che è quello di permettere ai nostri aderenti di avere una posizione adeguata, previdenziale al termine del periodo, appunto, lavorativo. Il fondo, quindi, la prima fase fondamentale per l'individuazione degli obiettivi è quindi quella di conoscere i nostri aderenti, lo studio e l'analisi degli aderenti. Tra l'altro, non solo questo appunto viene fatto generalmente dalle informazioni che abbiamo dirette dai nostri aderenti, quest'anno che appunto stiamo riaggiornando quelle che sono le offerte appunto di investimento. Stiamo procedendo anche a contattare direttamente i nostri aderenti, a coinvolgerli appunto, questionario per comprendere non solo quantitativamente data di nascita, aspettative, ma anche le loro aspettative comunque rispetto al fondo pensione Cometa. In buona sintesi, Cometa innanzitutto è caratterizzata effettivamente da una particolare prudenza, una prudenza appunto che si declina nei tre comparti finanziari che abbiamo in due comparti garantiti. Tre comparti finanziari che sono appunto diversificati per profilo di rischio e rendimento, sono un comparto monetario che ha un obiettivo di rendimento in pratica di restituzione del capitale nominale versato, e questo fondamentalmente è dedicato agli aderenti prossimi al pensionamento. Un comparto che noi chiamiamo bilanciato, effettivamente nella connotazione finanziaria è un obbligazionario misto, che è il nostro appunto comparto centrale, che è il comparto reddito, che ha l'obiettivo di dare un rendimento almeno pari appunto al TFR. Consideriamo che Cometa appunto ha un patrimonio di 12 miliardi, quasi 12 miliardi e mezzo, 9 miliardi del patrimonio sono investiti appunto all'interno di questo comparto. E poi un comparto crescita, che è il nostro appunto comparto più aggressivo, più dinamico, ma rispetto appunto a quello che è l'esempio portato dalla collega, noi abbiamo un comparto bilanciato dinamico che è un 40% di componente azionaria nell'asset allocation strategica. La cosa molto importante in questo momento è, cioè, questi ultimi 5 anni di gestione, avere effettuato un cambio nella declinazione appunto della tipologia di mandato di gestione, perché noi non investiamo direttamente, diamo in delega di gestione selezionando gestori specializzati e fissando quello che è il mandato di gestione. In questo caso, per questi tre comparti attualmente sono tutti mandati total return, per cui appunto, volendo focalizzare l'individuazione di un obiettivo di rendimento, ma contenendo il rischio assumibile appunto dal gestore, quindi imponendo un limite, diciamo, di volatilità che si può assumere il gestore. Indubbiamente, in questa fase che abbiamo vissuto con una pandemia appunto in corso, la gestione della volatilità non è stata semplice, sono state molto stressate queste gestioni, e questo è uno dei motivi per cui appunto il fondo sta rianalizzando questi mandati di gestione. Probabilmente quest'anno si concluderà con una parte cercando di ottimizzare quello che i risultati che fino adesso ottenuti. Ecco, Vianello, vorrei tornare un attimino da lei. Solidarietà Veneto Fondo Pensione Particolare punta sull'innovazione, scusate, e poi da ciò che ci ha detto, appunto, abbiamo saputo che siete il primo fondo pensione territoriale. Come mai questa scelta? Ci racconti? Sì, allora è proprio così. Siamo un fondo pensione anche territoriale, con 32 anni di soia alle spalle. Che dire? Allora, io non ero ancora nata quando delle persone molto lungimiranti, che fortunatamente
conosco o ho avuto modo di conoscere, hanno pensato di sedersi a un tavolo e di andare incontro al problema demografico che già allora, negli anni 80, iniziava a farsi avanti. Quindi hanno pensato di dedicarsi al territorio da vicino e di fornirgli supporto diretto al problema, costituendo un fondo pensione negoziale in Veneto. Negli anni Ottanta, appunto, nascevano le prime radici di Solidarietà Veneto nel settore del legno arredamento nella provincia di Treviso. Un sindacato di questo settore iniziò la contrattazione negoziale al fine di incrementare i salari dei lavoratori di questo settore, destinando una parte di questi incrementi alla previdenza complementare. Nel gennaio quindi degli anni 90 il fondo divenne formalmente Solidarietà Veneto Fondo Pensione, venne quindi istituito e iniziò la sua gestione. Sicuramente è stata fatta tanta strada e oggi siamo il Fondo Pensione Territoriale del Veneto, ci affianchiamo ad altre realtà territoriali come il Fondo Pensione Territoriale del Trentino, l'Aborfons, del Trentino-Alto Adige e della Val d'Aosta, Fondemen. Ecco, torno da dottor Giunta un attimino, l'entrata in vigore della normativa SFDR, stiamo parlando ovviamente per i nostri telespettatori di Sustainable Finance Disclosure Regulation, compie un anno tra pochi giorni, tra qualche giorno. Quanto contano per voi i criteri ESG e quali sono stati i cambiamenti, se effettivamente ce ne sono stati, rispetto al vostro approccio di investimento? Sì, allora, l'ESG come età si è molto caratterizzato con l'impegno ESG. Innanzitutto noi come fondo pensione abbiamo aderito ai PRI nel 2010. Sono appunto criteri dati dall'ONU per spingere il mondo, appunto, soprattutto finanziario, sia da parte dei gestori, sia da parte degli istituzionali, appunto, a portare avanti i criteri ESG tramite l'investimento e tramite la finanza. Quindi, ben prima diciamo, di questa normativa che è entrata in vigore un anno fa, ma la normativa ci ha permesso di fare cambiamenti importanti, anche se siamo in un momento, diciamo, tra virgolette, di guado, nel senso che fino a prima dell'entrata in vigore dell'SFDR l'impegno di Cometa era molto forte, in un certo senso lasciando liberi gestori e non influenzando troppo direttamente le scelte di portafoglio. Era un impegno che ci vedeva molto attivi a livello di cordate istituzionali e quindi nel colloquio, nel dialogo diretto con gli emittenti. È indubbio che la normativa SFDR ci ha spinto a portare avanti questo impegno, soprattutto fondamentalmente su due direttive che verranno appunto applicate con i nuovi mandati di gestione. Uno, caratterizzare in maniera più forte appunto l'investimento. Già noi comunque con l'impegno siamo. Appunto, il fondo si è dichiarato articolo 8 nei suoi investimenti, vuole in questo momento caratterizzare anche appunto e maggiormente non tanto vincolare, ma spingere i gestori verso criteri di, ad esempio, best in class, verso criteri di miglioramento anche, ad esempio, dell'impronta di carbonio dei nostri investimenti. Quindi partire, avviare un processo di miglioramento di tutti i principali, diciamo, KPI su tematiche ESG, che ovviamente saranno declinati da parte del nostro consiglio di amministrazione secondo quelli che sono appunto i principi che come fondo pensione dei metalmeccanici intendiamo portare avanti.
Secondo, diciamo, direttiva molto importante è la consapevolezza che dobbiamo diventare azionisti attivi. E quindi proprio il mese scorso il Consiglio di amministrazione ha approvato la politica sul diritto di voto del Fondo Pensione Cometa e per questo motivo appunto inizieremo a partecipare attivamente alle assemblee, prima a livello nazionale, probabilmente poi, come richiesto dalla normativa, estendendoci almeno a livello europeo, appunto partecipando alle assemblee di cui noi siamo principali appunto azionisti tramite l'investimento del nostro portafoglio. Credo che questo sia appunto fondamentale comunque sia per la corretta consapevolezza da parte nostra nel diventare interlocutori con le società emittenti e da parte delle società emittenti rendersi conto appunto dei principi che il Fondo Cometa vuole portare avanti. Sento, dottoressa Vianello, torno naturalmente da lei. C'è un altro primato del vostro fondo che ci ha incuriositi anche tanto, bisogna dire. Voi siete il primo fondo pensione aperto verso i lavoratori autonomi e una categoria che racchiude tanti professionisti che svolgono lavori anche molto differenti tra loro. Come riuscite a gestire, ecco, queste differenze e soprattutto a bilanciare le tante componenti per raggiungere gli obiettivi dei vostri clienti, in questo caso? Considerando la diversità di lavoratori e di settori in questo caso. Certo, allora è una domanda molto interessante perché attraversa sicuramente l'anima associativa del fondo. Anche questa volta, anche in questo caso, Solidarietà Veneto ha ascoltato le esigenze del territorio, in quanto sono stati i rappresentanti della categoria dei lavoratori autonomi che hanno chiesto di accedere al fondo pensione. I loro rappresentanti quindi hanno permesso a questi lavoratori di seguire le categorie di lavoratori che già avevano scelto appunto di aderire ad un fondo pensione regionale all'inizio degli anni 90. Quindi Solidarietà Veneto da sempre convive con più settori, diversi ambiti, diverse esigenze. Come facciamo a bilanciare tutto questo? È una bella domanda. La risposta sicuramente è ascoltandoli, ascoltando quindi da vicino le esigenze di queste persone. Rispondiamo alle loro domande con, diciamo, strumenti adatti, a quello che ci chiedono. Faccio alcuni esempi concreti, il multiprodotto, gli investimenti sostenibili, il percorso previdenziale ideale, tutte le loro informazioni e le analisi sulla platea degli aderenti, dei nostri iscritti, vengono raggruppate, tutte queste analisi, all'interno del documento sulla politica di investimento di Solidarietà Veneto, che permette di confezionare una risposta adatta a tutte le diverse esigenze dei vari iscritti, anche dei lavoratori autonomi, ma anche di quelli più giovani, perché i lavoratori giovani entrano nel mondo del fondo pensione piuttosto che con l'idea di avere un'integrazione pensionistica vera e propria, con l'obiettivo di anticipare il pensionamento. È grazie proprio alla RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che possiamo offrire a loro anche la possibilità di anticipare appunto la data della pensione finale. Fortunatamente noi abbiamo tanti iscritti giovani che aderiscono al comparto adatto a loro, non tutti, ma la maggior parte. Il dinamico, infatti, al suo interno ha un'età media di 36 anni, quindi questo è sicuramente un punto molto importante per noi. Molto interessante davvero sotto questo punto di vista soprattutto e quindi lavorate anche con tante persone, diciamo, giovani e millennials, corretto? Corretto, sì, specialmente quest'anno abbiamo avuto l'anno scorso ormai molti iscritti giovani, glielo confermo.
Ecco, vorrei tornare da Giunta. Si parla sempre di performance, ma molto di meno dei costi associati appunto all'attività del fondo. Ci può spiegare come si compongono questi costi e indicarci quale è la media per i fondi pensione, in particolare quelli di Cometa? Allora, indubbiamente ne facciamo, diciamo, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali, generalmente è un punto importante, è un punto sicuramente che va al nostro favore. Questo fondamentalmente per diversi motivi. Primo, innanzitutto, è la natura dei fondi pensione negoziali. Noi siamo delle associazioni, siamo associazioni fondamentalmente dei lavoratori e delle aziende aderenti. E quindi i costi fondamentalmente sono costi necessari per ripagare, tra virgolette, la struttura e l'attività del fondo pensione negoziale. Per cui quello che diciamo tipicamente c'è una quota associativa che viene appunto data per la parte amministrativa, la parte interna. È il servizio amministrativo che gestisce le informazioni dei singoli aderenti e poi una quota ovviamente che presa direttamente dal patrimonio che serve appunto a compensare le spese determinate dalla banca depositaria, che è il luogo dove viene depositato tutto il patrimonio del fondo pensione e ai gestori finanziari. È indubbio che in questa, diciamo, struttura i costi siano radicalmente in media molto inferiori rispetto al mondo dei fondi pensione aperti. Non è un giudizio valoriale, è un giudizio ovviamente determinato dalla differente natura diciamo, di un fondo pensione negoziale e un fondo pensione aperto. Consideriamo che in media il fondo pensione negoziale ha un costo, dati Covip, di circa lo 0,5%, il fondo pensione aperto arriva in media all'1-1,5%. Questo diciamo, considerando un'adesione di 10 anni. Per quanto riguarda il fondo pensione Cometa in particolare, diventa dirimente la dimensione di Cometa. È indubbio che nel momento in cui andiamo a selezionare i gestori, la possibilità di gestire 12 miliardi di patrimonio determina quell'economia di scala che ci portano appunto a poter avere servizi che sono quelli, diciamo, variabili rispetto alla quota associativa, ma dei costi dei gestori al di sotto anche della media dei fondi pensione negoziale. Quindi, per quanto riguarda diciamo, comparti puramente finanziari, Cometa costa all'incirca lo 0,17, lo 0,20%, sempre considerando 10 anni. Questi sono dati pubblici pubblicati dalla Covip che vengono sintetizzati appunto dall'ISC. Mentre diverso è, magari potremmo andare anche ad approfondirlo, diverso è il discorso legato ai comparti garantiti che hanno ovviamente una logica diversa, determinata appunto dal costo della garanzia. Questo purtroppo è il caso in cui grande non è bello, perché la garanzia, i costi che gravano sul poter avere una garanzia che è una garanzia appunto contrattuale, non è soltanto una promessa, ovviamente al crescere del patrimonio crescono poi i costi che deve ribaltare appunto la compagnia di assicurazione. Ecco, dottoressa Vianello, volevo fare invece il punto con lei in particolar modo sulla territorialità, solidarietà. Veneto è anche il primo fondo ad essere autorizzato agli investimenti diretti con focus territoriale e non solo. Quindi, se ho capito bene, per voi l'investimento nell'economia reale è importante, in particolar modo focalizzandola sul Veneto. Innanzitutto le chiedo di nuovo come mai questa scelta e soprattutto quali sono i benefici per i vostri associati oltre a.
per le aziende territoriali? Certo, allora la scelta deriva dal momento storico del 2011, quando esplose lo spread, la maggior parte degli investitori istituzionali italiani era sovrappesato di governativi domestici, quindi da lì Solidarietà Veneto ha cercato il suo primo esperimento di diversificazione dall'obbligazionario governativo italiano attraverso l'investimento nel debito delle piccole e medie industrie. Quindi ha deciso di investire in quello che il fondo considerava essere la parte migliore del nostro paese, le imprese, sì, del nord Italia, ma anche delle altre regioni, al fine quindi di ridurre il rischio complessivo del portafoglio. Questo progetto poi è proseguito negli anni, si è esteso anche all'asset class del private equity, dove tra il 2013 e il 2017 sono stati impegnati circa 30 milioni di euro in quattro fondi focalizzati nelle operazioni sempre di PMI italiane. Quindi andiamo incontro all'esigenza della diversificazione seguendo una prassi che al di fuori dell'Italia comunque è considerata uno standard, normalità, investimento nelle asset class alternative che non ha un'impostazione una tantum, è un investimento nell'economia reale che è progettato tempo per tempo, programmato, con l'obiettivo di andare ad inserire all'interno delle asset class investibili anche gli investimenti alternativi nei comparti più adatti ad accoglierle. Quindi parliamo dei comparti dinamico, reddito, prudente, quelli con un orizzonte temporale più lungo. Lo scorso anno, nel 2021, abbiamo recuperato i vintage nei quali non avevamo investito per via del cambiamento di scenario di mercato anche causato da Covid e abbiamo introdotto l'investimento nelle infrastrutture. L'impegno complessivo attuale nelle asset class alternative, quindi, è di 140 milioni. Per concludere, l'investimento nell'economia reale per noi, per Solidarietà Veneto, permette quindi di contribuire al profilo di rischio e rendimento dei comparti e degli iscritti, andando a massimizzare il più possibile la diversificazione degli investimenti. Ecco, torno dal dottor Giunta per fare il punto sui fondi pensione e la differenza ovviamente nei confronti degli altri tipi di fondi rispetto a quelli che sono le dinamiche dei fondi comuni di investimento. I fondi pensione proprio per la loro funzione che li caratterizza e cioè di garantire in qualche modo la restituzione del capitale ai dipendenti o comunque ai sottoscrittori del fondo, hanno quello che si chiama appunto comparti garantiti e questo di conseguenza spiega il motivo di un approccio di investimento che deve fortemente orientarsi più alla difesa del patrimonio piuttosto che adottare diciamo strategie più remunerative ma anche di conseguenza più rischiose. Ci può parlare dei comparti garantiti e quali garanzie prevedono? Sì, allora anche dal punto di vista dell'esperienza, della garanzia, Cometa ha fatto un po' strada, adesso siamo caratterizzati addirittura da due comparti garantiti. Fatto strada perché appunto è stato, adesso in realtà non solo risponde la garanzia a un'esigenza oggettiva dei nostri lavoratori, ma anche a un'esigenza normativa, nel senso che l'adesione ai fondi pensione negoziali può avvenire in due modi, in maniera esplicita, ovviamente tramite la sottoscrizione del modulo di adesione, quindi con la volontà esplicita dell'aderente, ma anche in modo tacito per quanto riguarda i metalmeccanici in Cometa, cioè tutti i fondi, tutti i lavoratori, e nello specifico i metalmeccanici in Cometa, ossia un lavoratore che non esprime di nuova assunzione, che non esprima la volontà di lasciare il TFR in azienda o versarlo a previdenza complementare, viene iscritto in modo tacito al fondo pensione negoziale. E per questo motivo la norma ci obbliga a creare un fondo, appunto un comparto garantito dedicato a questo, diciamo, a questa tipologia di aderenti. In realtà, come dicevo, questa è una,
novità rispetto all'origine dei fondi pensione negoziali che è partita dal 2005. Prima il fondo pensione, appunto, Cometa aveva già prima della normativa nel 2005, appunto, avviato una gestione di un comparto garantito. Adesso in realtà, come accennavo prima, nel caso della garanzia, grande non è bello. Inoltre, adesso nel 2022 stiamo vivendo un mutamento di quelle che sono le situazioni per quanto riguarda i tassi di interesse, inflazione sul mercato. Non dimentichiamo che veniamo da anni di tassi praticamente a zero, se non negativi. E quindi anche la sola garanzia della restituzione del capitale era un qualcosa che difficilmente le compagnie di assicurazione riuscivano ad offrire. E questo cosa ci ha portato? In pratica ci ha spinto a distinguere la nostra popolazione e quindi abbiamo un comparto garantito esclusivamente offerto per la popolazione dei lavoratori taciti. E quindi quelli che versano esclusivamente il TFR perché non si sono espressi, e a questi è dedicato un comparto garantito che scadrà nel 2030 e che garantisce il 100% della restituzione del 100% del capitale versato o alla scadenza della convenzione o per eventi specifici individuati dalla normativa, quali ad esempio appunto il pensionamento, la perdita di lavoro, il decesso. Accanto abbiamo voluto comunque avviare un altro comparto garantito, questo perché ci siamo resi conto che appunto la garanzia era un valore ricercato dai nostri aderenti, per cui abbiamo un comparto garantito dedicato agli aderenti espliciti, quindi che può essere scelto dai tutti i nostri aderenti, ha una garanzia parziale dato dall'85%, quindi del capitale versato, fondamentalmente con la stessa logica appunto del precedente, scadenza 2030 per determinati eventi. Consideriamo che al momento attuale il comparto dedicato ai silenti arriva addirittura ad avere 50.000 aderenti. Questo perché in realtà ci sono 30.000 aderenti metalmeccanici, ma anche 20.000 aderenti che provengono dal ex fondo pensione dell'INPS, che è stato appunto trasferito in Cometa, mentre il comparto garanzia parziale, quindi che è scelto esplicitamente dai nostri aderenti, ha 30.000 lavoratori aderenti. Su circa 450.000 aderenti, comunque resta effettivamente, come detto, la garanzia comunque resta per i metalmeccanici qualcosa di importante. È corretto che il fondo risponda a questa necessità. Credo che purtroppo anche in questo caso, come si è detto, a fronte di avere una garanzia, di una maggiore prudenza, è inevitabile che si perda quello che è il rendimento prospettico che può essere ottenuto con investimenti, a lungo periodo e ovviamente con un profilo di rischio superiore. Però appunto, come cerchiamo sempre di trasmettere ai nostri aderenti, il fondo pensione vuole essere una soluzione e non un ulteriore problema. Cercare di essere una soluzione è fondamentale anche venire e rispondere alle esigenze che vengono appunto dai lavoratori. E dunque perciò meno propensità al rischio, corretto? Sicuramente sì, diciamo che la nostra platea è caratterizzata appunto da lavoratori metalmeccanici, è una platea, faccio i complimenti a Solidarietà Veneto, purtroppo è una platea di aderenti che è una popolazione che va invecchiando. Non riusciamo, il nostro ricambio generazionale non riesce così a essere così significativo e importante.
Per cui in questo momento sicuramente quello che caratterizza Cometa in generale è una maggiore prudenza. Quest'anno sarà fondamentale per cercare di ottimizzare quella che è l'offerta di investimento, cioè non rinneghiamo, anzi confermiamo quella che è la maggiore prudenza, però riteniamo che ci siano spiragli per ottimizzare, quindi cercare di aumentare quello che è il cosiddetto information ratio, cioè quanto rendimento riesco a generare per unità di rischio. È sicuramente grande anche per questo motivo, come accennavo prima, è stata pensata un'analisi, una ricerca diretta, sia rivolta ai nostri aderenti, sia però stiamo facendo anche un'analisi dei potenziali aderenti, perché allargare la platea di investimento degli aderenti è un passo fondamentale per Cometa, anche per poter aggiungere con una popolazione più giovane un profilo di rischio magari un po' più sfidante. Anche questo punto è estremamente interessante, naturalmente, per quanto concerne le scelte dei diversi ceti di società, ma soprattutto dei diversi gruppi in termini di età. Però prima di lasciarci, torno da Giulia Vianello per un'ultimissima domanda. Altro aspetto di cui siete innovatori e pionieri è che il fondo è il primo ad aver lanciato il piano previdenziale ideale. Ecco, ci può spiegare insomma l'idea e soprattutto di che cosa si tratta, naturalmente, tutto ciò per i nostri telespettatori. Certamente, sì. Allora, oltre ai quattro comparti di cui parlavamo prima, da un paio d'anni gli iscritti aderiscono alla gestione finanziaria attraverso il percorso previdenziale ideale. Noi la chiamiamo la tecnologia al servizio del risparmio. È una sorta di pilota automatico. Con il tempo ci si è resi conto, finché stavamo vicino agli iscritti, durante le consulenze, che la conoscenza, la competenza che si era comunque diffusa anno dopo anno nel territorio non sempre era sufficiente a tutelare il risparmio previdenziale, specialmente quando si manifestano dei ribassi repentini, come nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 mesi. Quindi situazioni che creano ansia nel risparmiatore e che possono spingerlo anche a fare delle operazioni non adatte al tipo di investimento che è il fondo pensione complementare, un investimento a lungo termine. Quindi nel 2020 è stato introdotto appunto il piano previdenziale ideale. Chi seleziona questo strumento, che noi chiamiamo PPI, può avere la possibilità di neutralizzare il rischio timing di disinvestimento. Quindi il cambio comparto, grazie a questa scelta, viene suddiviso in tanti piccoli switch, tanti piccoli quindi cambi comparto, che si susseguono anno dopo anno con una ritmica predefinita, che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio di volatilità. In un certo senso, noi alcune volte lo definiamo anche una sorta di PAC che opera al contrario. Perché il processo di distribuzione del disinvestimento è graduale e avviene in più anni. Il percorso previdenziale ideale non è altro che un mix tra le esperienze avvenute al di fuori dell'Italia in fondi pensione esteri e il life cycle. Life cycle è sempre un'automatizzazione del cambio comparto già presente e adottata da altri fondi pensione. Noi siamo molto contenti perché il percorso previdenziale ideale ha avuto molto successo, è stato introdotto e accolto da più di 5.000 iscritti e soprattutto giovani che decidono di iscriversi al fondo pensione e adottare fin da subito, uno strumento che gli permette quindi di perseguire gli obiettivi previdenziali in maniera il più efficace possibile. Ecco, dottor Giunta, prima di lasciarci, lei vorrebbe aggiungere qualcosa? Ci siamo dimenticati qualcosa?
No, assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo toccato allora Io tutti, diciamo, punti salienti. sì, mi sembra che un po' ci siamo soffermati sulle parti, sulle caratteristiche fondamentali, sia in genere dei fondi pensione negoziali, sia ovviamente io quello che ho cercato di rappresentare è l'esperienza che abbiamo fatto e che stiamo facendo in Cometa. Certo. Ovviamente sono di parte e confesso il mio conflitto di interesse. Io credo che diciamo, la previdenza complementare sia un bel esperimento riuscito nel panorama italiano, sia a livello normativo, sia a livello dal punto di vista degli investimenti. Sono di parte perché ritengo che anche per quello che avevamo accennato sul costo, e anche perché poi alla fine il fondo pensione negoziale, come detto, non almeno per quanto riguarda in generale l'investimento sui mercati, non effettua l'investimento finanziario direttamente, ma appunto utilizza gestori specializzati, per cui a fronte di costi radicalmente inferiori non si perdono le specificità e le eccellenze dei mercati finanziari. Quindi ritengo che la previdenza complementare ha un suo necessario fondamento nel panorama italiano, perché comunque viene in soccorso ai lavoratori per completare quello che sarà la pensione di primo pilastro. E il fondo pensione negoziale ritengo che sia la scelta più efficiente e più corretta per i lavoratori. Che sia esso appunto Cometa, perché si cresce metalmeccanici, o sia esso Solidarietà Veneto, perché magari si è metalmeccanici e anche veneti. Ritengo appunto che il fondo pensione negoziale sia una risposta efficiente, che probabilmente si continua comunque a efficientare anche grazie alla collaborazione, perché non siamo concorrenti, ma la concorrenza anche del mondo privato, il mondo aperto e dei piani individuali di pensionamento. Quindi grazie per avermi dato l'opportunità di condividere questa esperienza. Assolutamente, grazie a lei. Allora non mi resta che ringraziare i nostri panelist, appunto Libero Giunta responsabile funzione finanza Fondo Pensione Cometa e la dottoressa Giulia Vianello, Investment Manager Alternative Investment Solidarietà Veneto Fondo Pensione. Grazie ancora ad entrambi, alla prossima occasione e buon proseguimento. Grazie, a presto. Grazie, a presto. Alla prossima. Noi ci lasciamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rimanete con noi sulle fonti TV alle 15:30 precisamente, rush hour apertura di Wall Street e non solo, ovviamente, seconda giornata di audizione di Powell davanti al Senato. Rimanete con noi.